Salve a tutti da Curinga, questo consueto appuntamento degli auguri di Natale che come parrocchia diamo a tutti i parrocchiani e soprattutto agli emigrati che non possono partecipare alle nostre funzioni religiose e qui diamo la possibilità a tutti di ascoltare un piccolo messaggio riguardo al Natale. All'inizio di questo messaggio ringrazio Cesare Cesario che dà questa possibilità di essere presenti sul web perché tutti possiamo condividere un augurio di Natale. Il Papa, in un messaggio che ha dato riguardo al Natale, ha usato questa espressione: Natale sei tu. Quindi Natale e sei tu, e ha portato diversi esempi di quando noi possiamo essere Natale, perché il Natale è qualcosa che viviamo, ma Natale è anche una dimensione interiore che è presente, può essere sempre presente dentro di noi. Quindi Natale siamo noi, viviamo lo spirito del Natale e questo spirito del Natale ce lo portiamo dentro, comunicandolo a tutti coloro che incontriamo. Al Papa ha detto diciamo diverse cose e ha paragonato diversi aspetti del Natale a un po' alla vita cristiana, alla vita del cristiano, facendoci vedere quando noi siamo Natale, quando noi assomigliamo al Natale. E la prima cosa che diciamo è che Gesù nasce nella notte. Gesù nasce nel silenzio e nel silenzio il Signore può nascere nel nostro cuore, nel mio cuore, nel tuo cuore. Quando riusciamo a fare silenzio nel cuore, allora Gesù viene e si presenta, lui nasce nel silenzio dentro di noi, non nasce nel rumore. Quindi possiamo dire: Natale sei tu. Se riesci a fare silenzio nel tuo cuore e se ascolti la voce di Dio che ti parla dal di dentro. E poi ancora a Natale si fanno gli addobbi, si fa l'albero. Il Papa ha scritto dicendo: l'albero di Natale sei tu, se sei forte di fronte alle tentazioni, di fronte alle avversità della vita. Anche gli addobbi che si fanno sull'albero rappresentano, possiamo rappresentare le varie virtù cristiane, quindi ecco dalla fortezza e poi tutte le virtù cristiane che il Signore ci vuole donare. Quindi l'albero di Natale sei tu se sei forte e sei pieno di virtù. Gli angeli che annunciano i pastori sei tu, dice il Papa. Se tu annunci la nascita del Signore che viene a salvare, che viene a perdonare, che viene a donare la grazia, la luce del Natale che si sprigiona dal Natale sei tu, se i tuoi occhi sono luminosi, se il tuo volto è luminoso, se tu rifletti la luce di Dio che ti illumina e rifletti e questa luce si espande poi nell'ambiente in cui vivi. E ancora la stella di Natale sei tu, dice il Papa, se tu porti una persona a Gesù, la stella indica il luogo dove è nato Gesù. Quindi anche noi possiamo essere la stella di Natale nel momento in cui portiamo un fratello, una sorella a Gesù, nel momento ad esempio in cui lo accompagniamo alla messa, in cui gli chiediamo ecco, di riconciliarsi con Dio. In quel momento noi siamo Natale perché portiamo le anime a Gesù. La musica che si sente a Natale sei tu, se dentro di te c'è questa musica, c'è questa melodia divina di pace, di gioia, di amore. Il Natale è l'amore di Dio che scende in mezzo a noi, è Gesù che nasce, è Dio che nasce in mezzo a noi. Quindi
quindi l'amore di Dio che si effonde in tutto il mondo. Ecco, c'è una musica nella nostra vita se noi viviamo nell'amore di Dio e se diffondiamo l'amore di Dio. I regali che si fanno a Natale siamo noi, se ci doniamo come dono per gli altri, non tanto facendo dei regali materiali, ma dando noi stessi, un po' di noi stessi, anche un po' di tempo, a coloro che ci stanno accanto e che aspettano anche la nostra presenza per parlare con noi. Il cenone di Natale siamo anche noi, se apriamo le porte ai poveri, ai miseri, ai bisognosi. Allora, vedete, questi piccoli esempi in questo messaggio che il Papa ha voluto donare ci fanno capire che il Natale, tutto quello che noi celebriamo, non è distante da noi, ma può essere vicinissimo a noi e il clima del Natale possa regnare nei nostri cuori e possa essere una dimensione costante, permanente, di tutti i giorni della nostra vita. Ecco, Gesù vuole nascere nel nostro cuore, vuole vivere nel nostro cuore, vuole parlare attraverso di noi, vuole muoversi, vuole agire attraverso di noi. E senza di lui non c'è pace, non c'è gioia, senza di lui non c'è libertà, senza di lui non c'è amore. Dice il libro della Imitazione di Cristo, una frase molto bella. E dice così questo libro in un versetto: con la tua vita in comunione con Gesù diventa un dolce paradiso. Quindi anche noi possiamo vivere un paradiso in terra se amiamo e viviamo il Natale come Gesù vuole e lo continuiamo poi a vivere, non solo il giorno del Natale, ma come qualcosa di costante nella nostra vita. Ma una vita senza Gesù diventa, dice l'imitazione di Cristo, un terribile inferno. Senza Gesù c'è solitudine, senza Gesù c'è chiusura, senza Gesù non c'è dono, senza Gesù non c'è amore. Ecco, senza Gesù c'è il nulla, non c'è niente. Come dice anche il Vangelo di Giovanni, tutto vive per mezzo di lui, tutto è stato creato per mezzo di lui e in vista di lui. Allora il Natale può essere per noi un momento bello, un momento forte, in cui dirigiamo la nostra vita verso colui che ci dona la vera felicità. E la vera felicità è Gesù. Ecco, che Gesù possa nascere nel tuo cuore, che tu possa ascoltare la sua voce, che tu possa renderlo presente ovunque vivi, che tu possa vivere bene il Natale e anche l'anno che verrà. Che il Signore ci comunichi la sua volontà perché possiamo compierla e ricordiamoci sempre, nella sua volontà è la nostra pace. Quindi gli auguri di Natale e di un buon anno per tutti gli emigrati, ecco, nella luce di Dio, nella volontà di Dio, nell'amore di Dio. Tutto si compia, ma non senza Gesù che è nostro Signore. Ed è la Madonna che ci dona Gesù, è la Madonna che ce lo porge. Ecco, nel Natale è importante questa dimensione anche mariana. I pastori andarono e videro il bambino e sua madre, quindi uniti. Gesù è unito alla Madonna, quindi nel Natale c'è anche una dimensione mariana e la nostra Madre Celeste Maria benedica tutti quanti voi. Auguri.